Salve ragazzi, bentornati su Ark. Bene, ho già tutto il programma pronto per i prossimi episodi. Infatti, signori, è arrivato il momento di affrontare Steinbjorn per poter ottenere la sua reliquia, che ci servirà poi per affrontare il primo dei veri boss di Fjordur, e cioè il Megapithecus. È strano in effetti che il più forte dei mini boss serva per affrontare il più debole dei boss reali. Ma vabbè, questi sono dettagli. Oltre alla sua reliquia, poi ci serviranno altri due artefatti per affrontare il Megapithecus, visto che abbiamo quello del branco e ci serviranno quelli del bruto e del divoratore, se non sbaglio, e che proveremo a prendere anche già nel prossimo episodio, se tutto va bene. E voi direte, ma come fai ad affrontare Steinbjorn, che abbiamo visto che è molto difficile da battere? Come vi dicevo nello scorso episodio, oltre ad usare i Giga, che è la tecnica più facile e più consigliata, si possono usare anche dei velonasauri. E infatti è per questo che io li sono catturati nello scorso episodio. Sto iniziando ad allevarli e da loro ho ottenuto già una coppia di cuccioletti cresciuti ed imprintati. In realtà ce ne servirà soltanto uno, che però chiaramente non possiamo usare così com'è, perché nonostante l'imprinting ha le statistiche abbastanza basse, dovremmo potenziarlo parecchio in vigore e in danno da mischia. Allora, innanzitutto fammi vedere qual è quello che c'ha un po' più di livelli. Questo c'ha 4 livelli da aggiungere, quindi è leggermente meglio. Ce lo prendiamo. Ok, gli mettiamo la sella. Questi 4 livelli inizio a mettergli in vigore. Vigore che cercherò di portare almeno sui 3.500, penso, perché quando spara ne consuma davvero tanto di vigore. Ce lo incapsuliamo, perché per livellarlo quasi quasi, visto che qua su Fjordur è pieno di creature alfa, lo portiamo ad ucciderle. Ci prendiamo il nostro falchetto, che questa sarà una missione un po' difficile e ci potrebbe essere utile lui. E andiamo con il Mawing, che è bello veloce e ci permette di cercarli meglio. Allora, in realtà ne avevo visto proprio uno qua vicino in base, che era un Raptor. Ora qua c'è un Raptor ma non è alfa. Lì giù c'è un Rex. Carnotauri, è laggiù, eccolo. Raptor alfa, di livello 145 oltretutto. Allora, l'ideale è attirarlo a sto punto di qua, visto che qua sopra non può arrivare. Noi lo possiamo sparare dall'alto. Sì, mi piace come tecnica. Vai. Venite, venite. Allora, eccoli qua, perfetto. Tutta la gang è venuta, compreso il Carnotauro. E mo ce penso io a voi. Questo non è tanto forte corpo a corpo per il momento, ma il suo sparo lo è. Lo scappi. Carnotauro sistemato. Facciamoci fuori i raptor normali. Stando attenti a non cadere, se no è la fine. Ok, uno sistemato. Anche un altro. Quello si è dato. Intanto 5 livelli ci rimettiamo sempre sul vigore. Oh, frate, dove sei cacciato? Ha capito che non c'era scampo per lui. Ma quanti raptor ci sono qua? Ho capito, ma a me serve quello... quello alfa, però, non voi, eh. Strage di raptor stiamo facendo. Altri 4 livelli. Ci andiamo direttamente con lui, anche se non è proprio velocissimo. No, aspetta. È qua giù. Allora, ce la fai a salire su sta roccia, no? Quando mai? E su quest'altra? Sì. Vai.
Oh, cavoli. Che bello, si è incastrato. Quanto godo, no? Si è liberato. Vi è qua. Dai che sei andato, su. Oh. Madò, ragazzi. Stavamo quasi per rimanerci secchi. Allora, facciamolo recuperare un po'. Tanto abbiamo fatto ben 19 livelli solo con sto Raptor. Ci incrementiamo l'energia fino a 3500. E da adesso in poi gli pompiamo soltanto l'attacco. Vai. E andiamo a cercarci qualche altra creatura alfa. Allora, qui c'è un Carnotauro alfa. Dunque, vediamo un attimo. E forse col fucile da cecchino riesco ad attirarlo qua. Ok. Vai. Carnotauro mi sa che ci dà anche qualche punto in più rispetto al Raptor. Sì, carno però. Perfetto. Stavolta l'abbiamo seccato prima perché abbiamo già potenziato un po'. Allora, il carno ci ha dato soltanto 4 livelli, mannaggia. Peccato. Forse non era neanche così alto. Vabbè. Intanto non è neanche così inutile fare sti alfa, perché stiamo accumulando altre pietre runiche. Possiamo anche rifarci qualche altro mini boss per andare a farmare un po' di loot. Questa la controlliamo, si sa mai. Progetto per Stella Mawing leggendario. Ottimo. Molto bene. Qua non sembra esserci nulla di interessante. Qui c'è un'altra zona bellissima comunque, ragazzi. E se non sbaglio c'è un ponte per arrivarci qua. C'è anche una bella grotta all'interno, piena zeppa di metallo. E poi tutto attorno si sale fino ad arrivare fino alla cima. E vi ci porto perché merita. C'è anche una pietra runica qua, non l'avevo presa. E c'è una bella statua. Dovrebbe essere la statua del Noglin, se non sbaglio. Quella descritta anche nella wiki. Qui ci sta una bella foto. Poi ci prendiamo la runa. A sto punto la faccio prendere al Velona. Magari ci ammazziamo un po' di creature, così lo facciamo livellare. Vai. Siamo a quota 72. Scusa Ptero, ma era giusto per i livelli. Vi è qua carno. Mamma mia, ci vorrebbe qualche creatura alfa adesso. Col bonus della pietra runica sarebbe il top. Solo che, vabbè, possiamo provare a scendere in questa raduna qua e continuare a killare tutto ciò che incontriamo. Diplodoco, beccate questo. Oh, che cacchio. Maledetto microraptor. Tiè. Sì, pure il Fjordak che cerca di mangiarsi la carcassa. Parasauro che fugge di qua. Preferito il suicidio. Vabbè ragazzi, non ci sono alfa qua, quindi tocca incapsularcelo purtroppo. Speriamolo. Guarda che postazione che t'ho trovato. Allora, innanzitutto attiriamocelo qui. Ok. Vai.
Perfetto. Ce n'è rimasto uno giù? Cioè, sta dentro casa. Ok. Andato. Aspetta un po'. Cavoli. Qui ci sono addirittura due Raptor Alpha. No vabbè, perfetto. Via qua, via. Perfetto. Vai con questi due. Ok, un Raptor ucciso. Quello era di livello 20. Senti, ma avete rotto, oh? Chi è? Ok. Oh, meno male. Questo era di livello 140. Tre livelli, dai. Non male. E chiaramente, ragazzi, più si va avanti adesso è più difficile farlo livellare, perché i primi livelli li fate facilmente, ma gli altri poi è sempre più dura. Comunque, io direi che 544 non è affatto male. Ce ne torniamo al volo in base. Ci prepariamo e partiamo per affrontare Steinbjorn. Ok, allora, tutta sta roba in più la diamo al Tropegnatus, che se la spappola. Vari picconi e accette che abbiamo trovato. Anche le balestre. Aspetta che questa è leggendaria, ce la conserviamo quasi quasi, sì. Queste cose degli alfa le mettiamo qui. Progetto per la sella del Mawing lo mettiamo qui. Benissimo. Poi, chiaramente, dovendo andare sul reame ghiacciato, ci portiamo la corazza in pelliccia. E ci prendiamo anche la lontra. Poi ci resta prendere le 30 pietre runiche per evocarlo, le pozioni di cura e, cosa importante, ci prendiamo un bel po' di carne, perché così il velonasauro lo possiamo sfamare mentre spara. E detto ciò, si parte. Usiamo il drago di roccia. Vai. Portale ghiacciato, questo qua. E viaggiamo su Jotunheim. Allora, eccoci qua. Mi stavo dimenticando di fare quello per prendere il derma, lo strumento per tassidermia. Ce lo facciamo subito. Serve soltanto legna, pietra e selce. Vai. Ci dirigiamo verso l'altare di Steinbjorn. Da questa parte, appunto. Ci buttiamo qua sotto. Ok. Qui c'è l'ingresso per la grotta. Vai. Superiamo questo piccolo passaggio. E adesso vi faccio vedere come proverò ad ucciderlo. Allora, questa arena qua presenta delle sporgenze, tipo quella là sopra che adesso vi farò vedere, qua, dove è possibile posizionare il nostro velonasauro per sparare al potente orso che uscirà da qua. Lo so, è una tattica un po' vigliacca in realtà, e non mi piacciono tanto queste tattiche, però purtroppo per avanzare bisogna far fuori questo boss, e senza Giga non ho trovato nessun'altra alternativa. Quindi, questa è una tattica che funziona, o almeno dovrebbe, e adesso ve lo dimostrerò. Tiriamo fuori questo. Evochiamo Steinbjorn. Porca. Ma io mi posso mettere invisibile? Lui forse non mi vede, no? Perché lo voglio vedere bene da vicino. Oh porca, no 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 no. Mi vede lo stesso. Aiuto, aiuto. Allora,
Leggiamo qua sopra. Luce lo incapsuliamo. Ok. Allora, questo boss è una specie di orso ghiacciato roccioso, come avete visto. Resistente molto agli attacchi. Però il velonasauro ha un'abilità speciale, infatti la sua mitragliata penetra le armature. Quindi noi ci mettiamo qua sopra e possiamo sparargli. Vediamo un po'. Ok. 66 di danno, perfetto. Allora dobbiamo stare attenti a quegli attacchi che fa, tipo questo, perché lui solleva delle rocce e poi ce le tira in fronte. Però da qua sopra siamo abbastanza riparati. Ok. Vediamo un po' se sta tattica è fattibile. Beh, oddio. Gli facciamo pochi danni alla fine, però non ci può prendere. Oddio, mica tanto, ci ha preso, porca, ci ha fatto pure male. Dobbiamo stare un attimo più attenti, Stenbjorn, sta per arrivare la tua fine, sappilo. Ecco, magari se te bughi qua sotto sarebbe proprio l'ideale, Tocca un attimo indietreggiare quando fa quell'animazione, se no ci prende. Intanto gli diamo tutta la carne al velona, che come vedete consuma un botto di cibo per sparargli. Aia. Ok, è finita l'energia. Ecco, da quest'angolo praticamente è perfetto, perché noi lo mitragliamo e lui non riesce a reagire da là sotto. Ah, è una goduria a spararlo così, ragazzi. Ok, ricarichiamo l'energia e ci ripariamo un attimino. Questa tecnica mi ricorda un sacco il golem di lava che era presente su Ragnarok. E si faceva proprio così. Bisognava entrare nella sua grotta e sparargli con il velonasauro. A quanto pare per questo boss è una delle poche tattiche funzionanti. L'unica cosa è che ci vorrà un bel po', chiaramente. Ovviamente avendo un velonasauro ancora più potente del mio, fate prima. E se avete un compagno di squadra, ci mettete chiaramente la metà del tempo. Io per il momento gli ho fatto circa un quarto di danno, un po' di più. E ci ho messo fino adesso 4 minuti più o meno. Dai 15 ai 20 minuti ci vorranno. Aia. Cade di non farvi prendere, non fate come me. Tiè, beccate queste, tiè. Mitragliamolo sulla schiena. Ok, sta andando veramente bene. È stato fondamentale aumentargli il vigore a sto coso, perché più ha vigore più può sparare di fila, insomma. Quindi con una bella raffica gli facciamo un sacco di danni. È inutile che fai il giro, Stenbjorn, ormai sei mio. Ok, occhio alle pietre. Riesci sempre a prendermi, maledetto. Ah, tra l'altro quelli là sotto sono i suoi piccoli adepti orsacchiotti di pietra, che lui spawna ogni tanto. Cibo come siamo messi? Vabbè, ce n'è ancora un bel po'. È arrivata la tua ora, Stenbjorn. Tiè. Ok. Ottimo, ragazzi. Ucciso. Allora, pigliamo subito il derma, che la carcassa scade velocemente. Vai. Mi dispiace, orsacchiotto, ma stavolta t'è andata male. Comunque è molto bello come è fatto, Un orso travestito da golem. Vediamo nel suo inventario che c'è di buono. Pigliamoci tutto. Allora, progetto sella per Megaterio di livello 59, ottimo. Il casco della tuta antiradiazioni, ok.
Sella per Stegosauro ascendente, sella per Castoro e mi pare basta, giusto? No, aspetta, le scarpe antisommossa ascendenti. Ok ragazzi, allora il progetto per il Megaterio non è affatto male, mi serviva in realtà e sono molto soddisfatto di come è andata. Come avete visto, un Velonasauro di livello abbastanza normale e neanche con tantissimo danno, ci abbiamo impiegato circa 15 minuti. È vero che mi è rimasto il dito appiccicato al mouse a forza di sparare, però alla fine, a parte il tempo che ci abbiamo messo, è stato più facile degli altri. La tecnica ha funzionato. Grande Velonasauro, verrà ricompensato, te lo prometto. E ce ne torniamo al volo in base perché sono curioso innanzitutto di vedere come esce sulla base per tassidermia e poi anche perché abbiamo un'altra cosetta da fare in questo episodio. Andiamo nel nostro bel museo. Beh, direi proprio accanto a loro due qua. No, ma perché è così? Ma no, ma è bruttissimo. E poi è pure piccolo, ragazzi, ma che cacchio? Sicuramente sarà buggato. C'è poco da fare. Non gli si può manco cambiare la posa, figurati. Vabbè, questo non dà onore al boss di Steinbjorn. Alla fine, Ati e Skoll sono gli unici che meritano, guardate. La reliquia ce la mettiamo qui. E ce le abbiamo tutte, finalmente. Elemento qua. Ce ne abbiamo già 180, ragazzi. Non male. E direi che ci siamo. Dunque, fatto ciò, direi che in questo episodio possiamo anche iniziare ad esplorarci i fondali marini di Fjordur. E per farlo useremo una creatura che sott'acqua è veramente forte. E cioè, lo Shadowmane sott'acqua è molto potente e veloce. Direi di puntare sulla costa orientale, quindi verso destra, perché ci sono parecchie zone dove spawnano i basilosauri e non sarebbe male catturarcene uno se lo troviamo, visto che il basilosauro è la creatura ideale per andare ad esplorare le grotte sottomarine. Allora, ci portiamo innanzitutto l'equipaggiamento da sub che abbiamo, pinne e bombole d'ossigeno. Dovrei avere anche un progetto per la maschera, se non sbaglio. Sì. Questo ce lo creiamo adesso nel fabbricatore. Ci portiamo anche eventualmente le crocchette per addomesticare il basilo se lo troviamo. E direi anche qualche arma in più, dai. Tipo una bella balestra con le frecce e il lanciarpioni che sott'acqua funziona bene. Allora, creiamoci la maschera al volo. Perfetto, abbiamo tutte le risorse. Vai. E quasi quasi mi porto anche la lontra. Giusto perché facendo abbastanza freddo sott'acqua magari abbiamo un po' più di isolamento termico. Dovremmo avere tutto il necessario. E quasi quasi partiamo proprio da dove siamo noi, qua dal centro. Andiamo verso la parte destra della mappa. Allora, equipaggiamento da sub, quindi bombole, pinne e maschera. Io ste acque praticamente non le ho mai esplorate. Mi sono fermato soltanto qua vicino alla riva perché, come vedete, è pieno di petrolio. Ma in realtà non voglio neanche addentrarmi troppo con lo Shadowmane perché non è che mi sento sicuro al 100%. Però vi faccio notare quanto è veloce sott'acqua. Ok, meduse ed elettrofori, siamo alla larga da loro. E poi oltretutto i basilosauri spawnano vicino alla superficie, quindi Ichthys Alpha. Cavoli. Maledetti elettrofori. Via, 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 via. Però qui c'è un relitto. Aspetta un po'. Voglio dare un'occhiata. E c'è anche una cassa. No, no, ragazzi, aspettate. Questa bisogna aprirla. Assolutamente. Cerchiamo di far fuori questi qua se ci riusciamo. Ah, ma posso usare anche il suo raggio elettrico. Perfetto. Ok. Vai. Vediamo un po'. Che spettacolo, ragazzi. Proprio un baule del tesoro.
Sella per ratto arrotolatore. Ottimo, leggendaria pure. Oh cavolo, meduse. Via 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 via. Allora, procediamo lungo la costa est. Vediamo se troviamo qualche cosa di interessante. Megalodonte alfa. Finora non ho visto ancora basilosauri in realtà. Quindi proseguiamo. Abbiamo pure fatto un livello intanto. Ce lo mettiamo in salute. L'alfa ci vuole smangiucchiare. Altro alfa. Sì, vabbè ragazzi, ma quanti alfa ci sono? Che livello sei te? 85. Un po' troppo alto. Se era un po' più basso lo affrontavamo. Allora, guardate che bella sta zona. C'è un relitto immerso nei cristalli. Mi piacerebbe molto entrarci, ma non so se sia proprio il caso in queste acque. Vedo anche l'ingresso per una grotta. Che c'è qui sotto? Sembra nulla di particolare. Ah, no, no. C'è un buco qua, oh. Oddio. No, ragazzi. Lì giù non ci scendo. Almeno non con lo Shadowmane. Questa grotta ci entreremo un'altra volta. Basilosauro. Non l'avevo visto. Allora, vediamo un po' che livello è. 15. Molto basso. Vedete come è circondato di mante. Che poi toccherà far fuori quando incontriamo uno buono. Ce n'è un altro laggiù però. Aspetta un po'. Iniziano a spawnare un bel po' di basilo qui. Chi è? Cavoli. Oddio. Basta, lo affrontiamo. C'è giusto un po' di gente, eh? Meno male che usando il super attacco dello Shadowmane facciamo un sacco di danni. Dove scappi, Alfa? Via qua. Ok. Abbiamo fatto fuori un megalodonte alfa. Più un sacco di altre creature. Addirittura 3 livelli al nostro Shadowmane. E pigliamoci nell'inventario dello squalo il dente alfa e tutte le varie cose. Non capisco perché non me le ha messe subito nell'inventario. Sì, però un attimino è il caso di uscire dall'acqua e far recuperare lo Shadowmane, che la battaglia lo ha provato un po'. Allora, vai. Ok. Porca maledetta mantide. Altro che farlo riposare. Qua è un casino. Velonasauri. Chi c'è qua dietro? Rex. Va bene. Ora sì, la zona è tranquilla. Ok, proseguiamo l'esplorazione. Rimettiamoci bombole e maschera. E tuffo dentro l'acqua. Qui c'è una balena spiaggiata proprio qua davanti. Altro basilo. Sempre 55. Uh, 135 questo. Finalmente uno di livello decente. E direi a sto punto di catturarlo. Ci sono parecchie creature pericolose anche qua, ma dovremmo riuscire a poter far pulizia. Vabbè, 800 delfini che ci seguono. Facciamo fuori pure questi squali. Per il momento siamo a posto. Vediamo se riusciamo ad attirare queste mante che gli gironzolano attorno.
Ok, venite pure qua. Cioè, continuano ad arrivare poi, eh. Spero tu sia l'ultima, eh. Andiamo con le crocchette eccezionali, visto che le abbiamo. Il basilio è un timing passivo, quindi bisogna dargliele così. Qualcuno sta attaccando lo Shadowmane. Meno male che era in passivo, almeno non ha dato fastidio al basilio. Allora, perfetto, 39%, quindi 3 crocchette in totale. E ne usiamo un'altra eccezionale più una straordinaria. Facciamoci fuori sto squalo. Ok, altra crocchetta. Perfetto. Ci prepariamo anche le crocchette straordinarie. Porca miseria, me la sono mangiata. Vabbè, ogni tanto una crocchetta ci fa bene, dai. Vai. Perfetto, ragazzi, catturato il basilosauro. Allora, mettiamocelo subito nella crio prima che succeda qualche cosa di brutto. Ah, mamma mia, ste acque sono belle ma assolutamente poco rilassanti. Ok, torniamo in base e posiamo il nostro basilio nel nostro laghetto. Per il momento lo mettiamo qui, tanto lui è in attacco obiettivo e si difende da solo. Per il momento ci vediamo un attimino alle sue statistiche. Allora, ottimo danno, 320. Salute, insomma, non tantissimo buona. Cioè, nel senso, 17.000 è tantissimo, ma i basilosauri ne hanno anche molta di più. E la cosa buona del basilio è che produce, vedete, in passivo il petrolio. O meglio, il petrolio organico. Tutto è andato molto bene in questo episodio. Vediamo se nel prossimo riesco direttamente a prendere sia gli artefatti che ad affrontare il Megapithecus. Ci proviamo. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!